Tra i molti velivoli della Regia Aeronautica, prodotti in grande serie, quasi 800 esemplari, il G-50 è certamente uno dei più controversi. Alla sua uscita si aggiudica il primato di essere il primo caccia interamente metallico, con carrello retrattile. Non venendo sostituito con macchine più moderne, per ragioni di politica industriale, il G-50 restò in linea ben oltre il ragionevole limite. Nonostante ciò, le parti che lo hanno utilizzato riuscirono a farsi rispettare per determinazione e perché tutto sommato il velivolo si dimostrò, se non un puro sangue, un buon cavallo da tiro. Nel 1931 la Fiat decise di creare una seconda unità progettistica, alla cui direzione venne messo l'ingegner Giuseppe Gabrielli, affiancato poi da Celestino Rosatelli, responsabile della progettazione sin dal 1918. Nel 1935 Gabrielli sviluppa un progetto per un intercettore dotato di due mitragliatrici, peso di 1540 kg e propulso da un motore radiale da 560 cavalli del diametro non superiore al metro. L'idea venne perfezionata inserendo il motore di nuova progettazione Fiat A74RC38. Dopo le direttive del 25 luglio del 1935 della Direzione Generale delle Costruzioni Aeronautiche, Gabrielli introduce alcune modifiche sostanziali al progetto. Il nuovo G-50 doveva avere un'apertura alare di 11 metri, peso massimo di 2210 kg, carrello retrattile, un motore con una potenza di 850 cavalli alla quota di ristabilimento di 3800 metri, velocità massima di 452 km/h a 4000 metri. L'armamento doveva essere composto da due mitragliatrici da 12,7 mm in fusoliera sparante attraverso il mozzo dell'elica e due da 7,7 mm nelle semiali, mentre sotto il sedile del pilota avrebbero trovato posto una spezzoniera per bombe di vario tipo, oppure un serbatoio ausiliario da 90 litri. Tra le soluzioni originali adottate vi era il sistema di ipersostentazione per l'atterraggio, che includeva la possibilità di abbassare gli alettoni contemporaneamente ai flaps, lasciando ai primi la loro funzione di controllo dell'asse di rollio. La costruzione del G-50 venne affidata allo stabilimento delle costruzioni meccaniche aeronautiche Società Anonima presso Marina di Pisa, che fu acquisito dalla Fiat dal 1931. All'inizio del febbraio del 1937 il prototipo venne trasferito, smontato, a Torino e il 26 dello stesso mese effettuò il primo volo della durata di 15 minuti ai comandi del pilota Giovanni De Briganti. La fusoliera era a struttura monoscocca in duro alluminio, costituita da quattro longheroni angolari posti internamente al fasciame, collegati da 17 ordinate. Il castello motore era in tubi in acciaio e collegato alla paratia parafiamma mediante bulloni. Nella prima serie, ad abitacolo chiuso, l'apertura del tettuccio era a comando pneumatico con emergenza manuale. I piani di coda erano interamente metallici nelle parti fisse e metallici con rivestimento in tela nelle parti mobili. Lo stabilizzatore orizzontale era regolabile in volo. I serbatoi avevano una capacità di 316 litri nella versione normale e di 411 nella versione bis. Il carrello era retrattile e comandato nel sollevamento dalla pompa motore o in emergenza da pompa a mano posta in parallelo. L'abbassamento era azionato da un accumulatore idraulico o in alternativa dalla pompa motore. L'ala era interamente metallica con struttura composta da due longheroni uniti da centine. Gli alettoni erano a struttura metallica rivestita in tela. Nella prima serie e nelle seguenti, gli ipersostentatori, anch'essi metallici con rivestimento in tela, erano azionati idraulicamente. Il propulsore era un Fiat A74RC38, erogante una potenza di 840 cavalli a 3800 metri e azionante un'elica tripala metallica a giri costanti tipo Fiat Hamilton del diametro di 3 metri. Il carburatore tipo Zenith non consentiva il volo rovescio
L'avviamento avveniva tramite motocompressore di tipo Garelli ad aria compressa. L'armamento era costituito da due mitragliatrici Breda Safat calibro 12,7 mm con 300 colpi per arma. Il G50 era lungo 8,3 metri, era alto 3,28 metri, aveva un'apertura alare di 10,99 metri, pesava vuoto nella versione normale 1963 kg e 2015 nella versione bis. La velocità massima era di 470 km/h a 5000 metri, il tempo di salita a 2000 metri di 1 minuto e 50 secondi e l'autonomia massima era di 445 km. Le prove di collaudo continuarono fino al 22 giugno del 1937, quando il prototipo, che ricevette la matricola militare 334, venne trasferito prima a Marina di Pisa per alcune modifiche e poi a Guidonia, sede del Centro Sperimentale della Regia Aeronautica. Le prove di volo effettuate dai piloti militari riportarono alcune considerazioni critiche, in particolare per quanto riguarda le prestazioni ascensionali e la durezza di comportamento alle alte velocità, che indusse a richiedere modifiche e migliorie, sperando di vedere i frutti già sul secondo prototipo con matricola militare 335. Questo secondo prototipo decollò per la prima volta il 20 ottobre. Purtroppo però l'8 novembre dello stesso anno va incontro a un serissimo incidente che ne causa la distruzione con la conseguente morte di dei briganti. Nel frattempo si chiuse la valutazione dei velivoli presentati in risposta al bando di concorso per un caccia intercettore. Ne esce vincitore il Macchi 200, anche se il G50 non ha mal figurato, essendo in grado di ben poter sostenere il combattimento manovrato. Tra le doti a favore del Fiat vi sono la maggiore facilità di manutenzione, grazie a una più razionale disponibilità di sportelli d'accesso e migliori possibilità di uscita dall'abitacolo in caso di velivolo cappottato. Vengono invece richieste alcune modifiche, come il tettuccio completamente aperto, il sistema di avviamento autonomo, l'inalatore di ossigeno tipo alta quota e un sistema di bloccaggio del carrello. Infatti, la sua parziale fuoriuscita durante le richiamate o manovre a forti G ha già creato alcuni incidenti. Alla fine del 1938 le prime macchine vengono consegnate a Ciampino, al reparto sperimentale da caccia, destinato a valutare operativamente i G50 con i piloti di reparto. L'addestramento per familiarizzare con il nuovo aereo è di breve durata, perché già a gennaio il reparto al completo di 12 velivoli viene approntato per il trasferimento in Spagna, ove opererà dalla base di Escaluna. A marzo i G50 iniziano le prime sortite con operazioni di scorta. Da queste, seppur poche azioni di guerra, scaturiscono comunque alcune considerazioni di rilievo, come il buon comportamento in quota, buone doti di maneggevolezza, efficiente funzionamento dell'armamento, ma anche difetti, come per la scarsa visibilità, per il funzionamento del carrello e per la necessità di fare attenzione durante il combattimento manovrato al fenomeno di autorotazione. L'idea dello Stato Maggiore di affiancare i G50 ai Macchi 200 fa sì che alla Fiat venga richiesto di modificare l'aereo in modo da renderlo più consono al ruolo di intercettore, eliminando il vano bombe, rendendo retrattile il routino di coda e affinando leggermente il disegno della parte posteriore della fusoliera. La nuova configurazione venne denominata G50 bis e la sua definizione avrà luogo solo nel febbraio del 1940, includendo modifiche agli impianti e maggiorazione dei serbatoi per compensare l'autonomia, veramente esigua, in vista dell'ormai imminente ingresso in guerra dell'Italia. Il primo G50 bis volò a Torino il 13 settembre 1940, ma data l'esiguità delle modifiche e il mantenimento dello stesso propulsore, non fece riscontrare un incremento delle prestazioni. Anche la radio restò la primitiva e inefficiente ARC1. Occorrerà infatti attendere fino all'ottobre del 1941 perché i G50 fossero dotati di una dinamo adeguata, che consentirà di installare la RB30, che pur continuando a essere solo un ricevitore, resterà comunque più affidabile. Le consegne della serie iniziarono nell'aprile del 1941
e da questo momento la nuova versione entrerà nelle parti mescolandosi ai preesistenti G50 normali. Il primo reparto a ricevere i G50 fu il 51esimo stormo di base a Ciampino, che iniziò le attività sul nuovo velivolo nell'inverno del 1939-1940. Il 10 giugno del 1940, al momento dell'entrata in guerra dell'Italia, erano in servizio 118 G50A. A partire dal 1941, il G50 fu presente in gran parte dei fronti. Nel suo impiego operativo nel teatro del Mediterraneo, il G50 però non fu la macchina che poté permettere ai piloti, anche abili, di emergere, tranne che sul fronte greco-albanese. Difatti qui gli avversari erano ancora mediocremente equipaggiati. In Africa settentrionale, invece, gli avversari si fecero ben presto più agguerriti e solo la maestria dei piloti italiani permette di tenere testa agli aerei anglo-americani. Nel 1942, in accordo con l'alleato germanico, il governo italiano inserisce tra gli aiuti da fornire alla Croazia 9 G50 bis e un G50B. Trasferiti in Croazia a metà giugno, i G50 furono successivamente utilizzati per azioni di controguerriglia. In Italia, tra il 1942 e il 1943, molti G50 furono passati da attività bellica a impiego addestrativo presso le scuole. Nel giugno del 1943, al momento dello sbarco alleato in Sicilia, operavano ancora una ventina di aerei in dotazione al 158esimo e 159esimo gruppo assalto, che furono spazzati via in pochi giorni. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, sopravvissero su tutti i fronti solo 47 G50, di cui 17 operativi. Questi troveranno ancora impiego presso le scuole di volo dell'Aviazione Nazionale Repubblicana al Nord e della ricostituita Regia Aeronautica al Sud. Alcuni G50, requisiti dalla Germania, furono impiegati nei ruoli secondari della Luftwaffe. Tra le versioni da ricordare vi sono la G50B biposto, la G50BIS-A per missioni di appoggio tattico, la G50BIS tuffo per il bombardamento in picchiata, G50B ricognizione terrestre, G50B caccia notturna, G50B osservazione navale, G50R operazione Roma, sviluppo del BIS con adozione di ganci per l'impiego dalla mai completata portaerei Aquila. Il G50 venne anche esportato alla fine degli anni 30 alla Finlandia, che lo utilizzò per contrastare la crescente minaccia della Russia. La produzione complessiva del caccia della Fiat raggiunse 791 esemplari, compresi i due prototipi. Attualmente si conosce un solo Fiat G50 giunto integro fino ai giorni nostri. Si tratta di un modello G50 bis biposto, matricola militare 6182, ridenominato in seguito 3505 dell'aviazione croata. Al 2006 il velivolo è immagazzinato in attesa di restauro presso il Museo dell'Aeronautica di Belgrado.